Campania dei centauri spaccata a metà quanto al rispetto delle norme del codice della strada, soprattutto se si parla dell'uso del casco. Catania in qualche misura anche recidiva e menefreghista, se è vero che da un paio di giorni tutti o quasi sanno che è in corso una campagna di controlli a tappeto da parte della Polizia di Stato in sinergia con il personale dei vigili urbani. Risultato, anche stamattina, qui siamo nei pressi di Piazza Stesicoro, i posti di blocco non hanno risparmiato nessuno. Nella prima metà della giornata ben 30 motociclisti sono stati multati, chi per non aver indossato il casco con conseguente fermo amministrativo per 30 giorni, chi per irregolarità di altro genere. E qualcuno approfitta delle telecamere per dire la sua. Capisco che la vita è importante, il casco bisogna metterlo, sempre e comunque, però ci sono problemi al giorno d'oggi che per un mezzo a due ruote 1.000-1.200 euro di assicurazione non si possono pagare. Ti hanno contestato anche questo? Cioè sì. L'assicurazione è scaduta? Sì, mi hanno contestato anche quello e purtroppo, non, vi ripeto, non è possibile al giorno d'oggi pagarla perché sono tempi duri, è assolutamente impossibile. I controlli, insomma, mettono in luce tante realtà, facendo risaltare anche situazioni paradossali, come il padre che prende in custodia il motorino della figlia minorenne e invece di rimproverarla per il rischio che ha corso e per la multa inflitta, si prende la briga di sottolineare a denti stretti che certi trattamenti sono eccessivi. Gli auguriamo di non trovarsi mai davanti a queste immagini per capire che quando si parla di sicurezza, la prudenza non è mai un optional.